tornata alla Tokyo Treat, signori. Non vedevamo l'ora di mangiare di nuovo perché siamo stati un po' a dieta. Noi stiamo aspettando. Facciamo un appello. Allora, stiamo aspettando ogni volta la Tokyo Treat per poter mangiare. Sì. Quindi mangiamo una volta al mese e campiamo di Tokyo Treat. Però sbagliamo perché mangiamo tutto in una volta e alcune cose facciamo gli schizzinosi, non ci piacciono. Quindi, insomma, vediamo. Cominciamo subito, ragazzi. Oh mio Dio, con le patatine che a Raiden piacciono. Non credo siano patatine. Le aerial. Prendiamo il foglietto dove ci sono tutte le cose. Giusto, lo sai che ogni tanto non lo mettono? E anche questo mese non l'hanno messo. Quindi dobbiamo andare a cazzo. Devi indovinare che cos'è. Praticamente sono delle patatine a sfoglia. A base di? Base di lo scopriremo. Sì, formaggio. Ma la scritta Arial non sembra quella di un detersivo? Arial, per pulirvi l'esofago, il duodeno. Allora, l'odore è cancerogeno oppure no? Ovviamente sì. No, no, è buono, è il formaggio forse, dai. Sì, ho detto prima, formaggio cheese, l'unica cosa in inglese. Buonissimo. Sanno di ingrassamento acuto, però ragazzi, deliziosissime, deliziose, cioè non sono quelle patatine al formaggio stucchevoli, esagerate, pesanti. Queste sono proprio buone. Quali sono quelle stucchevoli, quelle a palla? Che ti lasciano il granello, allappano, ti lasciano la granellazza sulle mani, no? E l'unto, ma e poi magari vai a toccare unte. Lei è il vizio che ogni volta non si lava le mani mi tocca, mi dice caro Raiden, in realtà si asciuga su di me. Ora l'ho fatto prima con la mano pulita. Sì, però dammene un attimo. Basta. Non ho buonissime queste, ragazzi. Senti la glicemia? No, queste sento il colesterolo più di altro. Colesterolo. Altre patatine con questa faccia, guardate. Un'altra patatine, ragazzi. Oh wow, ma che sono? Penso siano al mais. Oh, che carine, guarda. Apro io. Hanno le facce. Sono tipo tortillas, no? Le tortillas giapponesi sono le tortillas. Ogni tanto mi vedono che ancora sto masticando, perché nel frattempo tra un taglio e l'altro io mangio. Come sono? Ce le presente le Dixie? Quelle la Trixie, come si chiamavano? Quelle della San Carlo. Vabbè, tu non hai avuto un'infanzia, lascia stare. Mia mamma mi viziava, mi comprava tutto. Sono buone, ma sono un po' dolci o sbaglio? Buone, non c'è male, preferisco quelle, ma sono buone. Comunque ragazzi, vi ricordo, se volete abbonarvi, link in descrizione. Una piccola percentuale va a noi per supportare questo canale. E lo dobbiamo portare avanti, ragazzi. Lo dobbiamo portare avanti mangiando Tokyo Treat. Poi? La nostra principale fonte di guadagno è mangiare le Tokyo Treat. Guadagno di calorie. Poi c'è il DIY, okay, sembra bellissimo. Il DIY, ragazzi, ne abbiamo accumulati 6. Li dobbiamo fare tutti in una volta, supponiamo. A 7000 Tokyo Treat vendute grazie al nostro link, no, non è vero. Esatto, no, però ragazzi, prima o poi le faremo, forse anche in live, chi lo sa, magari okay, lo vedremo. Ok, vai. Allora, qui c'è un pesce stampato, quindi Raiden, mi sa che la devo provare io. Sì, perché Raiden io non mangio il pesce, perché mi fa schifo. L'odore non è di pesce. Oh, che non è vero, ragazzi, non fa schifo il pesce, è buono il pesce, non ne mangio. Vabbè. Allora, queste patatine hanno la forma di pesce. Vediamo. No, no, buone sono. Vabbè, cioè, assaggio una. Sono abbastanza in sapore. Carboidrati inutili. Carboidrati proprio. No, no, un po' si sente forse qualcosa. Oggi è una splendida giornata, ma voglio giusto ingrassare inutilmente. Cosa posso prendere? Oh, eccoli. Ah. Allora, un po' di retrogusto di pellet per le tartarughe ce l'ha. E anche per il camino. E anche per la stufa, camino. Per la stufa ce l'ha. Io torno su questi, se permetti. Allora, ovviamente è immancabile il nostro Doraemon. Cazzone. Con il suo bestonone. Ma è scaduto. Come è scaduto? 18/3/2016. E oggi è 19. Vabbè, che sono volte. Vabbè, dai, un giorno non muore nessuno. No, ma neanche due, tre. È quello alla pizza. E la pizza, infatti, c'è la stampa dell'Italia, pizza Marescia. Ma è scaduto perché abbiamo aspettato troppo noi a spacchettare qua. Sì, perché è arrivata da un po'. Vabbè, dai, com'è? L'abbiamo assaggiata già una volta. È buonissimo, questa alla pizza è buonissima, io lo amo. Ah, attenzione, ragazzi, perché è alla pizza di Cracco. Ecco perché è scaduto, perché si deve consumare subito e in un qualche modo ti deve danneggiare. Quindi ho il portafogli, ho l'esofago, l'intestino, il duodeno e il piloro. Ragazzi, non sottovalutate il piloro, mi ragazzi, raccomando. La pizza di Cracco nella Tokyo Treat. Dopo la pizza di Cracco, che era molto buona, devo io dire. Io torno su questo. Cioè, ragazzi. No, sempre ti fai cascare le cose. No, ancora salato. Dopo. E qua è tutto dolce adesso. È la volta del dolce, Raiden. È la volta del rassegnati. Allora, ci sono... C'è il cioccolato di Super Mario, ragazzi. Super Mario, che è il nostro idraulico. No, non è più un idraulico. Adesso Nintendo ha detto che non fa più l'idraulico. Adesso fa il porno star. Adesso fa il porno divo. Vediamo. Allora, io ho spaccato. Al contrario. Ah, no, è spaccato. C'è la stella spaccata. Ma io se ne foto. Io assaggio proprio la.
Ma il cioccolato è buonissimo. Cazzo, che buono! Che buono questo, ma un Super Mario molto buono, bravo! È la cosa più buona che abbia mai assaggiato. Dopo un sacco di altre cose, però in realtà è buonissimo. Andiamo avanti, se no moriamo. Ragazzi, il calippo. No, non è il calippo, si chiama caplico. È tipo Podorodo un po', no? Non c'entra niente col calippo, insomma. No, però è un gelato. Non aspetta, è... però, aspetta, però, ecco, apriamolo con un certo sghiete. No, questo è meglio aprirlo così. No, è perché così non volevo sfasciare. Così l'hai sfasciato. Vedi, è un gelato. Questo può servire come, diciamo, cibo oppure per ficcare. Tieni, mangia. No, allora, non è un gelato, però ha la forma di un cono. Sopra è la panna e dentro il cioccolato. Che panna? È tipo la banana. Molto consonante con il... È buonissimo, buonissimo, mi piace tanto il caplico. Dai, voglio mischiare cose salate e dolci, dai. Cose. Cream rusk. E c'è? Una rusk alla cream. Ah, giusto. Non lo so, è una... c'è un uno, un cuoco, che passa del burro sul pane. Non penso che sia una cosa commestibile. Pane e burro, come non è commestibile? È pane e burro. In effetti, ragazzi, è pane il pane imburrato. Spero sia burro, in effetti, okay. Perché non c'è scritto. C'è una cosa chiara. Scusate, ma che invenzione è? Il pane imburrato è in confezione. Tu dici che è burro, non c'è scritto. Assaggio io, dai. Assaggio io perché così almeno io non ho rischi biologici. Sa di savoiardo, però, alla fine. Sa di savoiardo. Sai il savoiardazzo, no? Il burro non mi è pervenuto. All'affa anche. Ma perché vedo che più che burro sia... Sì, burro. Vabbè, dai, procediamo. All'affa abbastanza. Aspetta perché io vedo un panda molto interessante, posso? Oh! Guardate che carino, il panda! Never say no to panda. Questi sono dei biscotti al panda. Ah, buonissimo, dai che voglio estinguerli. Sono dei biscotti con la forma di panda. Ah, della macchina, dici. E ogni biscotto... Ah, sono delle monoporzioni. Sì, questo l'avevo capito dalla copertina, non è che... Cioè, io so guardare. E ogni porzione ha un umore. Un umore... Nel senso che, per esempio, questo qua è contento. Questo è umore anale. Attenzione, vediamo. Questo qua è contento però con una goccina. Questo qua è contento con una cannuccia. Buono. Così come allapperanno anche i nostri sacchettini ripieni di cioccolato con il koala. No, penso sia caffè. Perché sulla testa del koala c'è una tazza di caffè. Ma la droga a sto giro non c'è? No, aspetta, la droga ci deve essere per forza, se no non è tutto. La mia dose. Ogni biscotto ha un koala diverso. C'è presente quando ti stanno per fare l'iniezione, il cotone imbevuto di alcol etilico e te lo passano così e senti quell'odore un po'. È vero, sa di iniezione letale più che altro. Sa di alcol con il cotone. Allora, qui ci sono dei limoni. Allora, ragazzi, noi non conosciamo i limoni. È molla. Essendo siciliani, noi gli agrumi non sappiamo cosa siano. No, diciamo... ho intravisto la droga, Ora dopo ve la. Ah, perfetto, ragazzi, non c'era la droga. Non ti tagliare le dita. Ma perché, ragazzi, abbiamo la forbicina delle unghie, tra l'altro l'abbiamo usata poco fa. A forma di limone, cioè quella è proprio la forma di limone. Non sanno di limone, che è il frutto più buono che sia mai esistito al mondo. Le fragole non sia mai. Allora, qui continuiamo con qualcos'altro all'uva. Aia, costuva sono fissati. Non c'è bisogno, guarda. Okay. Allora c'è pure il Wii. Vedi? C'è il Wii, signori. Che è una console, ricordiamo. Sono sempre caramelle. Alla Rising? Sempre caramelle. Questa consistenza è fantastica, anche per quella al limone. Quelle che non sai mai se le puoi ingoiare o muori. Una volta l'ho fatto nel dubbio, in realtà erano tutte gomme. Praticamente per un po' di tempo mi uscivano le feci insacchettate. Noi! Oh. La droga a sacchetti. Allora, grande, perché nelle confezioni scorse non c'era, quindi tutti gli arretrati, ragazzi. Droga di gennaio, di febbraio, di marzo. Allora, voi di solito vedete i draghi. Qui potete vedere elefanti, conigli, giraffe, gatti e cani. Ovviamente per il vostro piacere queste pasticche possono essere ingerite così a mo' di ecstasy. Allora, voglio vedere gli elefanti, perché l'elefante è il simbolo della mia città. Questo è proprio diabete immediato. Vediamo quelle rosa, io ho assaggiato quelle bianche prima. Ragazzi, siccome la Tokyo Drift si è voluta scusare per tutte le bevande imbevibili, esatto, che ci ha dato negli scorsi mesi, una Coca-Cola normale Special Edition Hokkaido, quindi c'è sempre il rischio che sia un po'... Ah, normale, ma radioattiva. Ovviamente radioattiva, cioè è chiaro, però la dobbiamo assaggiare perché... Molto brava, Nita.
Sì, sì. Come la Coca-Cola? È Coca-Cola, vuoi un po'? C'è proprio di taste. Lasciamele un po' perché queste mi piacciono. Era particolarmente buona questa togliatrice. Ragazzi, questa veramente ha superato tutte, secondo me. Ne abbiamo già un'altra. Ma non riusciamo a fare tutto perché moriremmo. Se siete interessati alla Dog Treat, non è che ricevete quella di febbraio. Ricevete ogni volta quella del mese successivo. Che è a sorpresa, come la prendiamo a sorpresa noi. Dove la prendiamo non si sa, però a sorpresa ogni mese è a sorpresa. Questo mese abbiamo avuto la pizza di Cracco, quindi non è una cosa indifferente. E soprattutto il cioccolato di Super Mario è buonissimo. Esatto, infatti per questa c'è un supplemento di 16 euro. 16 euro per la pizza di Cracco. Però a dirlo, manca farlo posta, scadeva il 16 marzo. E la Coca-Cola costerà tipo 22 euro. 7 euro, tutte 7 le bevande costano 7 euro. Ok, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao, io mangio quindi. Questa è la scena. Ma la cena devo fare, dammi.